Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati a questo nostro appuntamento. Benvenuti alle nuove e ai nuovi. Vi ricordo di seguirmi su tutti i miei canali social, Facebook, Instagram e sul mio canale YouTube. Iscrivetevi e seguitemi in modo da non perdere mai gli aggiornamenti. Oggi a grande richiesta vi racconto e vi spiego come si fa un pompino. Allora, innanzitutto, mie care ragazze, dovete partire dal presupposto che ogni uomo, come ogni donna, è a sé stante, per cui non c'è una regola precisa che vale per tutti, ma dovete un po' indagare in base alla persona, all'uomo che avete davanti. Partiamo anche da un presupposto diverso, nel senso che comunque il sesso orale per un uomo, anche se magari non se ne rende conto e non ne è cosciente e consapevole, può essere visto anche come un pericolo, perché comunque è una questione che gli viene tramandata geneticamente di sopravvivenza, perché insomma la donna col suo pene in bocca potrebbe fare qualsiasi cosa. Ma torniamo a noi. Il sesso orale è un gioco ed è uno stimolo eccitante. Innanzitutto dovete, in base al pene che vi trovate davanti, alle dimensioni del pene, potete utilizzare le mani per aiutarvi oppure no. Questo ovviamente perché, insomma, in base alle dimensioni, la cosa cambia. Dovete assolutamente aiutarvi con le mani anche per andare a stimolare altri punti, perché alcuni uomini amano quando stimolate il prepuzio, per cui con la lingua andrete a giocherellare sul prepuzio appunto del pene dell'uomo. Oltre a succhiarlo e aiutarvi con le mani appunto nella stimolazione, poi alcuni uomini amano essere stimolati nei testicoli, nel perineo, addirittura nell'ano, per cui sia con le mani che con la bocca e la lingua potete andare a succhiare e stimolare anche questi punti dell'uomo. Ripeto, non c'è una regola, non è che c'è una scaletta che potete dire: ok, allora io inizio da lì e poi faccio il resto. Dovete un po' giocare, dovete un po' solleticare, dovete un po' indagare su quello che piace all'uomo con cui siete in quel momento. Tenete conto che a volte l'uomo non vi offre il suo pene la prima volta, insomma, le prime volte, perché magari si sente un po' a disagio, non vi conosce bene, per cui magari non vi chiederà di stimolare, ad esempio, l'ano, non vi chiederà di andare a stimolare altri punti, perché magari c'è un po' di imbarazzo, non vi conosce ancora in senso profondo, per cui si troverà magari a non dover chiedervi, a non chiedervelo all'inizio, le prime volte. Però ecco, questa è una cosa un po' che dovete indagare voi. Una cosa che a me piace molto fare è guardare l'uomo negli occhi finché diciamo sto facendo il pompino, finché ho il pene in bocca. Guardarlo negli occhi crea un rapporto profondo, crea un legame che aumenta l'eccitazione e aumenta la connessione tra i due. Una cosa, ecco, che lì dovete un po' provare, utilizzare le mani sul pene o utilizzarle nel corpo per stimolare il corpo dell'uomo finché appunto state facendo il pompino. Succhiate con delicatezza, non dovete tirar fuori niente, nel senso che andateci con calma, godetevi il momento.
È un gioco, non siete un oggetto erotico, non siete un oggetto dell'uomo. Dovete essere, voi dovete provare piacere in quello che state facendo. E nel momento in cui iniziate a giocare, iniziate a fare il proprio pompino o a stimolare i testicoli, a stimolare l'ano, a stimolare il perineo, a giocare col prepuzio, a guardare negli occhi l'uomo finché fate tutto questo, vi renderete conto dell'energia che scatenate e della complicità che create in quel momento. Anche perché guardando il fattore proprio profondo della cosa, tenete conto che appunto voi in quel momento avete il potere, perché l'uomo è completamente indifeso e avete la sua sopravvivenza intesa come riproduzione della specie nelle mani, per cui avete il pieno potere dell'uomo in quel momento. Per cui giocateci. Stimolatelo in base alle dimensioni, in base anche alla risposta che avete, perché ripeto, ogni uomo è a sé stante, ma giocateci e indagate, provate, stimolate un punto, stimolate un altro, sentirete subito la reazione e capirete subito dove continuare a giocare per ottenere il piacere che volete, e il piacere sarà, l'eccitazione sarà trasmessa anche a voi, perché l'eccitazione dell'uomo vi sarà trasmessa e la sentirete, la vivrete anche voi. Per cui fatemi sapere se avete qualche domanda più tecnica e più precisa, scrivetemela sotto questo video. E non abbiate timori, non abbiate paure, ma lasciatevi andare, sprigionate la vostra energia e raggiungete il piacere insieme. E mi raccomando, fate godere il vostro uomo e godete insieme al vostro uomo. Per cui non c'è una regola precisa, non sono qui a dirvi una scaletta su cosa dovete fare, lasciatevi andare in quel momento, guardate la reazione del vostro uomo, guardatelo negli occhi, una cosa che lo farà impazzire. Finché state facendo il pompino, guardatelo negli occhi e stimolate tutte le parti che sono intorno, perché ogni uomo piace essere stimolato in un punto diverso. Per cui giocateci, indagate, stimolate e godetevi questo momento con il vostro uomo. Non sono qui a sindacare se il termine del pompino deve prevedere una cosa o l'altra, nel senso che potete benissimo decidere che arrivare fino all'orgasmo dell'uomo oppure utilizzarlo come gioco, come preliminare da far prima del poi proseguire con altre cose. Per cui a voi la scelta, ci sono momenti in cui può essere una cosa eccitante da fare e per stimolare il rapporto di coppia, ci sono momenti in cui magari può essere un preludio a qualcos'altro. Sta solo a voi raccogliere la vostra energia e trasmetterla al vostro uomo. Mi raccomando, aspetto i vostri commenti. Se volete una mia consulenza in merito a questo, sono a vostra disposizione. Un bacio!